Deve essere Danny. Probabilmente ha scoperto qualcosa di nuovo sulla reliquia. Controlliamo subito. Ascoltami, Kate. Cerchiamo di mantenere la calma. So che tutto questo può sembrare un incubo, ma se hanno trovato Damien, non ci metteranno molto a trovare anche noi. Possiamo solo sperare che scoprire qualcosa in più sul codice della reliquia ci chiarisca le idee su cosa vogliono questi estremisti catari e chi li comanda. Altrimenti credo proprio che il nostro viaggio qui in Francia potrebbe finire molto presto. Joe, non mi piace pensare che Damien sia appeso in quel modo brutale ad un muro. Devo chiamare Twinings. È coinvolto meno che sia nella faccenda. Dirgli di andare a tirare giù Damien da quel lago di sangue! Tranquilla. Ci penso io a chiamarlo. Tu vai alla ricerca di un albergo per la notte e cerca di riprenderti. Ti prometto che la faremo pagare quel bastardo che ha ucciso Damien. Per ora nessuno sa che siamo qui, tranne Alan e Damien. E sono sicuro che Damien non ci avrebbe mai traditi, per nessun motivo. Grazie, Joe. So che per te Damien non era altro che una persona che hai incontrato qualche ora fa, ma io lo conoscevo da molti anni e pensare che... Non ci pensare ora. Prima vinciamo la battaglia e poi piangiamo i nostri compagni caduti. Coraggio. Abbiamo un po' di cose da fare prima di poter andare a letto. Mi raccomando, stai attento. Non ti preoccupare. Un'edicola che fra poco aprirà i battenti. Un vecchio barattolo ripieno di salsa al pomodoro. Probabilmente scaduta. Beh, questa salsa deve essere andata a male. Senti che puzza. Un barattolo pieno di sugo di pomodoro. Questa cabina telefonica ha sicuramente visto dei giorni migliori. La porta è completamente bloccata. Sembra che qualcuno l'abbia presa a calci, o peggio. Una panchina. Sembra che qualcuno abbia lasciato qui il suo giornale. Perché no? Una buona lettura è la cura per tutti i mali. Un buon passatempo contro la noia. È una bellissima fontana. Peccato che non ci siano i pesciolini rossi. Ehi, e quello cos'è? Oh oh, mi sa che qualcuno ha perso qualcosa di molto prezioso. Beh, sì, meglio portarselo dietro, non si sa mai. L'arma più evoluta contro malattie e bambini. Chissà perché accanto ai monumenti più belli ci sono sempre dei lavori in corso a rovinare l'atmosfera. Diamo un'occhiata più da vicino. Chissà che non trovi qualcosa che mi possa tornare utile.
Una fidata spranga di metallo. Ora sì, mi sento più al sicuro. Questa cabina telefonica... La porta è completamente bloccata. Con un po' di gentilezza, tutto si risolve. Finalmente un colpo di fortuna. Nel telefono c'è una carta telefonica. E sembra avere ancora credito. Sono Jonathan Danter. Mr. Danter, ma che piacere. Potrebbe gentilmente dirmi con quali intenzioni è venuto in Inghilterra? In meno di 48 ore si è complicato, ma soprattutto mi ha complicato la vita, come non mi succedeva da anni. Commissario, per ora non so nemmeno se posso fidarmi di lei, ma non ho scelta. In uno dei capannoni dei depositi portuali sul Tamigi troverà un cadavere di un uomo. Non ho idea di chi lo abbia ucciso, ma posso garantirle che i due agenti morti sotto casa di mio zio non sono opera mia. È stato Coletti. Le sue accuse sono serie, Mr. Danter. E poi su quali elementi dovrei crederle? Sulla pistola c'erano le sue impronte digitali. La cosa migliore che può fare è di venire qui e costituirsi. So che ha bisogno di prove e sto cercando di procurarmele. Adesso però mandi qualcuno a recuperare quel poveretto che hanno ucciso al porto. Brown, sono il commissario Twinnings. Fai rintracciare immediatamente la telefonata che ho appena ricevuto sul mio cellulare e richiamami appena hai notizie. È una carta telefonica ormai del tutto scarica. Questa statua è davvero stupenda, anche se sembra più recente del resto della costruzione. La statua appoggia su una piccola colonna di pietra di eccellente fattura. Ehi, ma sulla colonna sembra ci siano delle incisioni. Che strane queste incisioni. Sembrano quasi un testo, una specie di antico arnese per timbrare. Devo trovare il modo di far avere questo testo a Cat. Una foto della colonna non funzionerebbe. Il rilievo delle lettere è troppo poco evidente. Mi hai beccato? Ho sempre avuto la passione per i sassi. Un sasso millenario. Ecco qui. Ora la colonna è tutta sporca di pomodoro. Sono davvero geniale. Meraviglioso. Peccato sia in latino. Se facessi una foto al giornale su cui ho ricalcato la frase, potrei poi spedirla a Cat. Sono un genio.
Ammetto che ora mi dispiace non aver studiato almeno un po' di latino. Ciao bimbi, non è un po' tardi per giocare in strada? Non siamo bimbi. Me li dite i vostri nomi? La mamma ci ha detto di non parlare con gli sconosciuti. I vostri genitori lo sanno che non siete a letto? Non sono affari che ti riguardano. Ok, ok, scusatemi. Posso almeno sapere cosa state facendo in giro a quest'ora? Niente. Perché non siete tutti vestiti da cavaliere? Perché mia mamma per ora ci ha cucito un solo vestito. Io sto cercando un hotel. Potete aiutarmi? Gli altri dicono che se ci dai delle caramelle potremo dirti dove si trova l'albergo più vicino. Non ho delle caramelle, però puoi dire agli altri che se mi aiutate vi darò un bacio. Abbiamo deciso che sei abbastanza bella e che comunque i cavalieri devono aiutare le fanciulle in difficoltà. L'hotel più vicino è la Maison du Grez. Prendi questa strada e volta a destra due volte. C'è sempre qualche camera libera in quell'albergo. Ci entrano sempre degli uomini con delle donne tutte truccate e con le gonne di plastica colorata. Penso che per stavolta eviteremo quell'albergo. Perché uno di voi è vestito da cavaliere? Te lo diciamo se prometti di non dirlo a nessuno. Noi facciamo parte dei Cavalieri Templari di Shard. Tutti pensano che i cavalieri non esistono più, ma noi ci siamo ancora per difendere la città dai draghi e dalle streghe. E cosa ci fate in giro a quest'ora di notte? Jean-Luc ieri ha compiuto gli anni ed è diventato abbastanza grande per provare a superare la prova del coraggio ed essere nominato cavaliere. Shh! Non vorrei raccontarle tutto! Di che prova si tratta? Jean-Luc dovrà rimanere da solo nella cattedrale al buio per un minuto intero, senza urlare, piangere o scappare. Nella cattedrale? E come fate ad entrarci di notte? È un segreto segretissimo. Una sera Josephine ha scoperto che una delle finestre della cattedrale è rotta e con lo stecco di un ghiacciolo riesce ad aprirla senza che nessuno se ne accorga. Prometti che non lo dici a nessuno, però. Parola d'onore. Ehi, è il nostro bacio! Potrebbe far comodo a Joe saperlo. Va bene, ora vado. Voi non cacciatevi nei guai. Probabilmente questa è la finestra di cui mi parlava Keta nel messaggio. Non posso, c'è troppa luce. Qualcuno potrebbe vedermi, poi sarei davvero nei guai. Ecco la fionda più potente del mondo. Nemmeno un giovane Boy Scout avrebbe potuto fare di meglio.
Perfetto. Ora posso agire inosservato. Probabilmente questa è... Almeno se Warren mi licenzia, ho un futuro come scassinatore. Vabbè, il bastoncino si è spezzato. Ma sono solo alle prime armi. È una specie di labirinto tracciato sul terreno della cattedrale. Un altare con una bellissima scatola di legno. Un altare con... Ed ecco il pezzo forte. Credo che quella sia la reliquia dell'abito di Maria. Forse con questo riuscirò a risolvere questo mistero e a scoprire cosa voleva dirci Frank prima di morire. Cosa può spingere qualcuno a violare in simile modo la casa di Dio? Padre, non sono un ladro. Ma a diventar vili basta un attimo, signor... Danter, mi chiamo Jonathan Danter. Danter? Sei per caso il nipote di Frank? Vedo che mio zio era famoso in Europa. Sembra che lo conoscessero tutti. Lei cosa c'entra con mio zio? Ho appreso della morte di Frank dai telegiornali. Mi spiace. Io sono padre Dominique. Ero un vecchio amico di tuo zio Frank. Frank le ha mai parlato di me? Sapevo che la sola persona a cui veramente teneva era suo nipote, ma sapevo anche che aveva dovuto rinunciare a vederti. Frank mi raccontava spesso della difficoltà con cui aveva preso la decisione di non rivederti mai più, anche se era contento di sapere che eri al sicuro. I soli veri ricordi che ho di Frank sono quelle brevi estati trascorse con lui quando ero bambino. Davvero un peccato. Frank era un uomo eccezionale. Sì, doveva davvero esserlo. Così tanti anni sprecati. Ed ora il suo unico ricordo è questo orologio da taschino che mi ha regalato. Quegli anni che tu chiami sprecati, in realtà ti hanno fatto diventare ciò che tu sei ora. E forse ti hanno avvicinato a Frank più di quanto lui avrebbe mai potuto. Nei tuoi occhi vedo la sua forza e la sua intuitività. Non ti preoccupare, tuo zio veglia su di te. Quando ha conosciuto mio zio? Molti anni fa. Ho un ricordo nitido di quando Frank viveva qui. Diventammo presto buoni amici, anche se come tutti i migliori amici avevamo spesso opinioni contrastanti, ma dimmi... Cosa ti porta qui? Perché sei nei guai? Zio Frank sapeva qualcosa di grosso, qualcosa di importante. E ora qualcuno che ha scoperto questo segreto vuole questa cosa a tutti i costi. Sta facendo fuori tutti quelli coinvolti nella vicenda ed io non sono nemmeno sicuro di sapere cosa sia questa cosa che stanno cercando. Un poliziotto corrotto a Londra ha ucciso due agenti di polizia incolpandomi e ha consegnato nelle mani di qualche folle i nomi di mio zio e di tutti quelli che lavoravano con lui. Il pazzo li sta uccidendo tutti. L'unica possibilità per me e la mia amica è di scoprire cosa sapeva mio zio ed augurarmi di trovare un sistema per dimostrare la colpevolezza di chi mi ha incastrato. Mi erano giunte delle voci su queste morti misteriose, ma non credevo che il problema fosse così esteso. In memoria di tuo zio e in nome della nostra vecchia amicizia... Ti aiuterò come meglio posso. Ma dimmi, perché stavi osservando la reliquia?
Ho motivo di credere che quello che cerco sia correlato alla reliquia custodita qui. Ho trovato un pezzo dell'abito di Maria in casa dello zio. Se Frank ha persino strappato un pezzo dell'abito di Maria, questa faccenda deve essere davvero importante. Mi dispiace deluderti, ragazzo, ma quella non è la vera reliquia. Pochi lo sanno, ma dopo l'incendio del 1194, la reliquia fu segretamente trasferita in un posto più sicuro. E lei sa dove? La vera reliquia è custodita a Roma con molte altre vere reliquie. Ma non so dove sia di preciso. So dalle cronache del tempo che la reliquia era sotto custodia dell'Ordine Templare, il quale era solito nascondere i tesori di maggior valore dietro dei falsi per proteggere i veri cimeli che venivano messi chissà dove. Lei è il capo qui? Non proprio. In realtà il capo è lassù. Però se vogliamo metterla in termini terrestri, sì, sono il capo. Spirituale, intendiamoci. Ci sono molte cattedrali che si chiamano Notre Dame come quella di Parigi. È un errore comune pensare che esista una sola Notre Dame. In realtà il termine stesso significa Nostra Signora ed è riferito alla Vergine. Come puoi immaginare, ci sono vari monumenti costruiti in onore della Madonna e molti di loro sono accompagnati dal termine Notre Dame. Lei, padre, ha mai sentito parlare dell'Imago Sanctissimus? Dicono nasconda il segreto della vita. È passato molto tempo dall'ultima volta che ne ho sentito parlare, ma vedo che nulla è cambiato. Ascolta, figliolo. Il segreto della vita non si trova in un oggetto o in una reliquia, ma si trova in tutto ciò che ci circonda. Negli alberi, negli animali, negli occhi di chi ti sta accanto. Io sono vecchio, forse più di quello che tu creda, e ho visto così tanti uomini sprecare la loro esistenza alla ricerca del segreto della vita, che hanno finito per non vivere più la loro di vita. Uomini che non sono mai riusciti a comprendere che questo segreto è alla portata di tutti. Basta fermarsi un istante, ovunque tu sia, e guardarti attorno per capire il famigerato segreto della vita. Cos'è quella specie di labirinto tracciato sul pavimento della cattedrale? Tanti studiosi hanno trascorso anni a tentare di capire a fondo quel labirinto, ma ironicamente molti ci si sono persi dentro. All'interno del labirinto puoi vedere una rosa. È un'immagine presente in molte cattedrali. Simboleggia la costellazione della Vergine. La caratteristica speciale della cattedrale di Chartres, però, è che il 15 agosto di ogni anno un raggio di sole passa dal rosone occidentale rappresentante la Vergine e va a proiettarsi precisamente sulla rosa. È incredibile cosa può fare l'ingegno umano. Più che ingegno lo chiamerei passione e devozione a Dio. Comunque, se ti interessano questi argomenti, sarai felice di sapere che quasi un secolo fa il famoso egittologo Schwaller de Lubitz ha studiato le proporzioni del labirinto e le ha confrontate con le complesse proporzioni dei più importanti templi egizi, trovando una corrispondenza quasi perfetta. Sembra quindi che nei meandri di quel labirinto possano persino nascondersi verità risalenti all'antico Egitto. Una cosa è certa: i templari sapevano come incutere curiosità e timore nella gente. Chissà che il prossimo anno non riesca a tornare per il 15 agosto. Sarebbe inutile. A causa del moto professionale della Terra dal Medioevo ad oggi, il raggio di luce attraversa la vetrata attorno al 20 agosto ora. E l'unico modo di proteggermi era inscenare la sua morte. Raccontare ad un ragazzino che lo zio, uno degli unici parenti, era morto. Mi disse che era l'unico modo per essere sicuro che non saresti stato in pericolo. Lo zio era un uomo pieno di risorse e avrebbe sicuramente potuto trovare un altro modo per proteggermi, senza raccontare quella menzogna. Sì, forse hai ragione. Probabilmente però Frank voleva soprattutto proteggerti da se stesso.
Proteggermi da se stesso. Esattamente. Una delle paure più grosse di tuo zio era che tu seguissi i suoi passi. Ha fatto di tutto per fare in modo che tu non entrassi in questo mondo pericoloso pieno di inganni e tradimenti. Ma ahimè, le vie del Signore sono infinite. Ed eccoti qui, a continuare ciò che la morte di Frank ha lasciato in sospeso. Grazie, padre. Le sue sono state parole sagge ed incoraggianti che mi rincuorano in questo momento. Ma ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerla. La ringrazio per l'aiuto che mi ha dato. E se domani mattina trova del sugo di pomodoro su una colonna all'esterno della cattedrale, non si arrabbi. Andrà via con un po' d'acqua. Ehi, aspetta! Dove corri?